Nel XXI secolo, un virus mortale riduce la popolazione e distrugge il senso della vista di coloro che sono sopravvissuti. Secoli dopo, l'idea della visione è considerata un mito. Una donna di nome Magra sta per partorire con l'aiuto di una donna anziana, Paris. Magra chiede dove sia suo marito, Baba Voss, e Paris le dice che è impegnato, ma lei vuole che suo marito tenga per primo il loro bambino. Improvvisamente suona un corno da guerra e questo preoccupa Magra. Insiste per sapere cosa sta succedendo e Paris le dice che i profumieri hanno segnalato una tribù di predoni che si avvicina alla loro valle, al Kenny. Baba Voss comanda la difesa contro un esercito e si dirige verso il muro della loro valle. Istruisce i profumieri a percepire il vento dove sentono i cani, cavalli, uomini e il fumo di legno o di faggio bruciato. Baba dice a Matal, che ha la capacità di prevedere le emozioni e le intenzioni, di vedere le intenzioni dell'esercito. Poi Baba chiede ad Ayuras quanto è grande l'esercito. Ayuras riporta una dozzina di cavalli e 200 uomini, e Baba conclude che è un intero esercito. Nel frattempo, Paris e Magra si preparano al parto, ma Magra è preoccupata per l'attacco. Magra sente che Paris non le sta dicendo qualcosa e le fa notare che può parlare con gli uccelli e sentire il futuro nel sonno. Paris ammette che un gufo l'ha avvertita dei cercatori di streghe che si stanno avvicinando per trovare Magra. Il loro generale, Tamakti Jun, aspetta l'arrivo di un cavallo con un traditore di Alkenny di nome Gederbax. Geder chiede di essere slegato, ma Takti lo tira giù da cavallo e gli ordina di ginocchiarsi. Geder rivela di essere stato lui a dire a Tamakti di andare al villaggio perché ha informazioni su un eretico, Yeralamarel, che ha ucciso la sorella della regina. E Geder rivela che Magra, una strega del villaggio di Akenny, è arrivata improvvisamente alla fine dell'inverno mentre era incinta di 3 mesi. Non ha mai detto chi fosse il padre, ma Geder ha trovato una collana che indossava con il nome di Yermalel. Geder dice a Tamakti che se attaccano il villaggio ora, il figlio di Yeralamarel sarà suo. Nel frattempo Magra dà alla luce un bambino sano, continua ad avere contrazioni, così Paris la controlla e vede un piccolo piede. Presto Magra dà alla luce anche una bambina. Nella foresta, la tribù Alkenny si prepara a combattere i cercatori di streghe. Il nemico si arrampica sul muro e improvvisamente diventano silenziosi, facendo credere alla tribù che se ne sono andati, finché uno di loro non afferra un membro della tribù. Lo scontro continua, con la tribù Alkenny che fa del suo meglio per difendere la propria terra. Più uomini attaccano Baba, ma non hanno alcuna possibilità contro di lui. Un cercatore di streghe cattura Baba con una corda al collo, ma lui la taglia. Come ultima risorsa, ordina a tutti di sgombrare il muro. La tribù si arrampica e Baba taglia una corda che mantiene il muro, provocando una frana che cade sui loro nemici. Baba chiede informazioni alla sua gente sul nemico. Ayura dice che il loro esercito è stato a malapena sminuito e i sopravvissuti sono al riparo dietro il fiume. Il presagio prova una sensazione di odio, ma rimane in silenzio. Baba dice che il nemico ha rinunciato solo ad una piccola parte dell'esercito, quindi ordina al suo popolo di tornare al villaggio. D'altra parte, Magra piange mentre tiene in braccio i suoi bambini. Paris le ricorda che secondo la legge di Alkenny, il primo nome pronunciato dalla madre a suo figlio deve essere il nome del padre e che non dovrebbe dire Baba, altrimenti ne deriverà il male. Magra sussurra ai suoi bambini che Yeralamarel è il loro padre. Magra afferma che Yeralamarel era solo un estraneo, ma Paris dice che non è quello che dicono i gufi. Mentre i guerrieri tornano al villaggio, Baba dice agli altri che i cercatori di streghe e metà dell'esercito della regina Kane sono nella loro terra, il che li confonde perché non ci sono streghe nel loro villaggio. Baba progetta di preparare un'altra linea di difesa prima che la tempesta si fermi e saluta con tenerezza i bambini di Magra. Paris gli chiede se le rocce hanno ucciso tutti i nemici, ma lui risponde che non è stato così e questo fa preoccupare Magra. L'esercito chiama Baba perché pensano che Magra sia la ragione dell'attacco dei cercatori di streghe. Magra va nel panico, ma Paris le assicura che Baba si prenderà cura di loro. Paris le rivela che Yeralamarel le ha lasciato un messaggio il giorno in cui Magra è arrivata al villaggio. D'altra parte, gli abitanti del villaggio pensano che dovrebbero dare Magra e i bambini ai cercatori di streghe, ma Baba è pronto a combattere per proteggere la sua famiglia. Arca, Lyun e Bo gli stanno accanto per proteggere la sua famiglia. Paris gli ricorda che sono tutti Alkenny. Sottolinea che i cercatori di streghe sono a metà della montagna e bruceranno l'intero villaggio se vengono identificati come stregoneria, indipendentemente dal fatto che rinuncino a Magra oppure no. Rivela un ponte su un burrone costruito da Yeralamarel, ma alcuni sono titubanti perché non hanno mai visto questo ponte. Più tardi, la tribù Alkenny si precipita al ponte che fortunatamente esiste. Quando i cercatori di streghe arrivano al villaggio, non trovano nessuno. Un uomo sente i bambini piangere, quindi seguono il suono. La tribù si muove dolcemente attraverso il ponte, ma molti vengono sbilanciati e cadono. La tribù continua con Baba alla fine. Quando i cercatori di streghe arrivano sul ponte, non sentono nulla. I bambini ricominciano a piangere, quindi Tamakti spinge Geder sul ponte, confermando che esiste. Ordina alle sue truppe di seguirlo, ma non appena Baba raggiunge il lato opposto, taglia un lato del ponte. Quando sta per tagliare l'altro lato, Geder chiede aiuto, sostenendo di essere stato lasciato indietro.
Per questo motivo, Baba lo aspetta prima di tagliare il ponte, facendo cadere molti degli uomini di Tamakti. Tamakti ordina ad un araldo di avvisare la regina. A Kansua, il palazzo della regina Kane, la regina prega per avere i percorsi chiari. Riceve il messaggio e informa i suoi lord e ladies che la persona a cui è stato dato il potere della luce, Yara Marell, è viva. Kane chiede al medico se il potere della luce può essere passato ad un bambino. Il medico non la pensa così, ma la regina pensa che stia mentendo. E gli ricorda che il potere della luce ha quasi distrutto il mondo, controllando e distorcendo le intenzioni di Dio. Kane ordina a Lady Zee di inviare un messaggio per dire a Tamakti di riportare Yara Marell insieme ai suoi figli. Magra informa i sopravvissuti di Alkenny di Yara Marell. Dice che ha un potere che considerano magico o malvagio, ma quasi tutti gli umani sulla Terra lo avevano una volta. Yara Marell le disse che molte delle cose che erano state create dagli dei erano in realtà fatte dagli umani che avevano la stessa capacità che aveva lui, il potere di vedere. Gli assicura che troveranno un rifugio se seguiranno le istruzioni di Yara Marell. Mentre Bu Alkenny intraprende un viaggio per trovare il santuario, seguendo le guide che Yara Marell ha lasciato nel messaggio a Paris. Quando raggiungono il santuario, notano che Yara Marell gli ha lasciato dei materiali da costruzione e bestiame per fondare un nuovo villaggio. Paris ricorda a Baba che dal momento che è il capo, dovrebbero sapere che i cercatori di streghe potrebbero trovarle un giorno. Una mattina, Baba va nei boschi con i suoi figli. Improvvisamente arriva un orso che lo fa cadere e lascia cadere la culla dei suoi bambini. Cerca di nascondersi dall'orso, ma i bambini piangono, attirando la sua attenzione. Baba combatte l'orso per proteggerli, ma una freccia colpisce la bestia, uccidendola. Arriva un uomo e dice che i suoi figli sono in buone mani. Baba si rende conto che l'uomo è Yara Marell. Gli chiede se porterà via i bambini, ma Yara Marell dice che non lo farà perché è un latitante e ha un lavoro altrove. Mentre Yara Marell guarda i suoi figli, sorride e dice a Baba di prendersi cura di loro. Gli dà una chiave per aprire una scatola in una piccola grotta nel santuario, dicendogli di dire a Paris che le cose nella scatola sono per i suoi figli. Baba chiede cosa c'è nella scatola e Yara Marell dice che è la conoscenza che darà inizio a un nuovo mondo. Yara Marell dice di chiamarli Aniwa e Kofun, così saprà quando andranno a prenderlo. Gedder è nella foresta e sente Baba chiamare Yara Marell. Gedder lo dice a sua zia, Sudorbax, ma lei non sembra essere infastidita dal momento che Baba governa la loro tribù. Gedder le ricorda che sua madre è stata bruciata viva per aver messo in dubbio la saggezza di mettere Baba come capo. Baba ritorna e dice a Magra di aver incontrato Yara Marell nel bosco, quindi va alla grotta per prendere la scatola e la porta a casa. Gedder e Sauder organizzano un incontro privato con un'ombra, un individuo misterioso che può travestirsi e nascondere il suo corpo. Sauder dice che le ombre sono donne perché gli uomini sono troppo goffi per nascondersi. L'ombra fa schioccare la bocca per rivelare la sua presenza e lancia un sasso. Quando gli viene chiesto di spiare Paris, perché credono che sia una strega, l'ombra scivola e gira intorno a Gedder e Sauder mentre fa due click, il che significa che lo farà. Più tardi, Baba e Magra aprono la scatola e trovano una barchetta giocattolo. Arriva Paris. Cercano nella scatola e scoprono diversi libri all'interno. Non conoscendoli, Baba si chiede come possano creare un nuovo mondo con dei libri. Paris invece è consapevole che questi sono i segreti dell'apprendimento. A loro insaputa, l'ombra li osserva silenziosamente. Magra ha paura dell'idea che i suoi figli possano vedere perché pensa che gli porterà solo sfortuna e li costringerà a lasciare il loro villaggio. Tuttavia accetta di nascondere i libri fino a quando i bambini non avranno 12 anni. Mentre l'ombra continua ad osservarli, Paris se ne accorge e lo dice a Baba, scrivendo sul suo palmo, ma non è in grado di catturare l'ombra dopo che se n'è andata. L'ombra trasmette false informazioni a Gedder, sostenendo che i tre hanno solo discusso dell'assistenza ai bambini. Gedder dice a Sauder che consegnerà le informazioni su Yara Marell, lasciando messaggi imbottigliati alla valle 3 volte al giorno perché non crede all'ombra. All'improvviso bacia Sauder, che ricambia le sue avance. Un giorno, Baba si avvicina a Gedder per dirgli che ha problemi a dormire perché può sentire delle cose che lo tengono sveglio. Teme che qualcuno abbia oltrepassato il confine, spiando in casa sua. Di tutte le persone nel loro villaggio, sospetta che Gedder sappia chi lo sta provocando, dato che sua madre è morta quando si è opposta a Baba. Baba gli ricorda che lui è la legge, ma è un uomo corretto. Ma se si accorge che qualcuno lo pugnala alle spalle, diventerà un uomo spietato. Nel frattempo, Tamakti ha bruciato un altro villaggio mentre interroga i sopravvissuti su Yara Marell. Quando un uomo più anziano dice di non sapere nulla di lui, Tamakti gli taglia le orecchie. Al palazzo, Kane ascolta mentre un lord legge la lettera di Tamakti, chiedendole di abbandonare la sua missione e tornare a Paian perché ha fallito. Quando Kane legge il messaggio, si rende conto che è falso perché aveva un accordo con Tamakti, ovvero di legare un cuore ogni decimo per evitare i falsi. Kane chiede al signore di inginocchiarsi. Gli ricorda che Tamakti l'ha incaricato di scontare 20 anni e che non è mai stato umile nell'ammettere la sconfitta. Interroga il signore su chi gli ha detto di mentirle, quindi ammette che ci sono altri che desiderano convincerla che Yara Marell è perduto. Kane chiede chi ha fatto i falsi nodi sulla lettera, quindi confessa che erano Lord Karn e Lady Zee.
La regina usa una piccola lama impiantata nel suo polso per tagliare la gola dell'uomo. La regina chiama un servo per darle piacere mentre prega. Nella sua preghiera, dice che Yarmarel è il suo unico vero amore. Prega che se lui torna da lei e dà ai suoi figli il suo potere, lo perdonerà e rinuncerà agli dei perché i loro figli diventeranno degli dei. I due traditori vengono alla fine catturati. Criticano Kin per essere fissata con Yarmarel anziché preoccuparsi dei problemi del regno, ma lei afferma di essere un dio che gli dà la vita di cui hanno bisogno. Kin sostiene che la battaglia più grande che combatte è contro la luce e usa l'energia prodotta dalla turbina per bruciare i due come dimostrazione della sua potenza. 3 anni dopo, gli Alkenni hanno costruito un nuovo villaggio. Paris fa visita ai bambini, ma percepisce sia il dolore che gioia nell'aria. Mangra mostra a Paris come i gemelli trovano il loro giocattolo preferito facilmente e velocemente. Se si coprono gli occhi, non riescono a trovarlo, confermando quindi che vedono. E Paris dice che i gemelli sono l'inizio di un nuovo mondo, quindi esorta a dire la verità alla tribù. Mangra pensa che dovrebbero nasconderlo perché Geder e Sauder già sospettano che siano streghe. Quella sera, Mangra racconta ai gemelli una storia su come i 4 sensi, olfatto, gusto, udito e tatto, fossero felici finché non furono visitati da un fratello, vista, che li rese curiosi e preoccupati. Rifiutarono la vista e ripristinarono la felicità. Mangra gli dice che i 4 sensi sono sufficienti per vivere una vita felice. Il 12° compleanno dei gemelli si avvicina e Paris è entusiasta di fargli vedere i libri, ma Magra dice che lei e Baba hanno deciso di non dargli i libri per tenere al sicuro i gemelli. Dice a Magra che qualcuno un giorno li troverà, quindi i gemelli dovrebbero essere preparati, ma Magra è ancora contraria. Nonostante ciò, il giorno in cui i gemelli compiono i 12 anni, Paris invita Aniwa e Kofun a casa sua e gli chiede se possono mantenere un segreto. Gli dà i libri e le istruzioni che Yarmarel ha lasciato, rivelandogli che Baba non è il loro vero padre. Kofun si rifiuta di crederci, quindi se ne va. Aniwa va a prenderlo, ma Paris le ricorda di non dire mai a nessuno quello che lei ha detto. In casa, Kofun sospetta che siano streghe e le storie sulla vista non sono vere. Aniwa si rifiuta, dicendo che ha la verità nelle sue mani. Legge la lettera di Yarmarel affermando che la maggior parte delle persone erano in grado di vedere. Ma dopo aver rovinato la terra, Dio le ha puniti portandogli via questo dono per salvare il pianeta. La lettera dice che il dono della vista viene restituito solo a alcune persone in modo che possano restaurare il mondo. Baba ascolta mentre Aniwa legge la lettera, poi affronta Paris. Lo convince che la cosa giusta da fare è che non dovrebbero dirla a Magra. Gli ricorda che il mondo non cambia se si nascondono, quindi i gemelli sono in grado di cambiarlo. Ricorda Baba che è sempre stato un bravo uomo, quindi questa è la sua occasione per riparare il mondo. Presto, Aniwa e Kofun salgono su una cascata per leggere un libro. Nel frattempo, una donna sente una bottiglia che colpisce una roccia e trova una delle bottiglie di Geder in un fiume. Se desideri la parte successiva, lascia un mi piace, commenta e iscriviti. Grazie per aver guardato.